dopo. Quella era la porta. Quella era, c'era una porta simulata contro cui giocavamo a tirare il pallone, facevamo i tiri piazzati. E invece però la palla è finita là sopra. E non c'era la grata. Non c'era la grata, è saltata dentro e quella porta, così come adesso, era chiusa. Alessandro Floride nel 1978 aveva 14 anni, stava giocando a calcio in questa piccola piazzetta. Un tiro fuori la porta e la palla finisce in un edificio abbandonato. La ricerca del pallone genera la scoperta di una chiesa rupestre, ovvero ricavata da grotte preesistenti. Siamo a Modica, Val di Noto, Sicilia sud-orientale, provincia di Ragusa, il regno del barocco, ma anche della cioccolata. Chiesa sotterranea di epoca medievale. Siamo alla fine dell'undicesimo secolo. Uno di questi bambini disse: ma questo è il disegno, sono le pitture che ci ha mostrato la maestra oggi a scuola. Esattamente, cioè praticamente fecero un parallelismo con quanto avevano studiato precedentemente a scuola. Si accorsero nella zona dell'occhio del Pantocratore, avendo studiato i romani e i bizantini, che c'era qualcosa di simile a quello che loro conoscevano. Il Cristo Pantocratore e altri affreschi, le tombe senza un nome. Oggi la chiesa di San Nicolò Inferiore, da deposito di materiali edili, anche grazie al lavoro dell'Associazione Centro Studi della Contea di Modica, è diventata attrazione per turisti che entrano pagando il biglietto. Tedeschi, inglesi, francesi, olandesi, spagnoli, insomma da tutta Europa, ma devo dire anche dalle Americhe, ne arrivano parecchi e poi tantissimi dall'Italia.